Ciao amici! Come state, miei amici? Allora, condividiamo la leivozza, perché come sapete io le leivozze le comincio così, non ho il mega intro starting soon. Ciao sound alerts, ciao stream elements. Just chatting mette la faccetta, eh? The search correct. Credo che non sia implementato nel modo giusto. Forse perché da PlayStation non si può proprio fare. Ciao amici, come state? Grandissimo. Grandissimi. Condividiamo la live. Oh, un po' di buona, sana Grace Formula 1. Devo imparare a fare tutte le cose fatte bene. Perché poi domenica c'è la gara in Austria. Ciao amici, come state? Grandissimi. Uè, Pierpaolo! Grandissimo! Ti dissoci categoricamente, alternativamente. Mi piace questo tuo modo di ragionare, mi piace, mi piace. Si gareggia stasera, si gareggia, Pierpaolo, si gareggia. Devo anche sentire poi il grandissimo Zubi per quando fare o Fall Guys o Warzone o roba del genere. Questa settimana Pierpaolo è stata un po', ecco, cose, fuoco e fiamme. Bravissimo. È stata un po' dura, devo dirvi la verità. E non è ancora finita, perché anche domani in realtà c'è il venerdì, quindi non siamo definitivamente in relax, in relax. Comunque, grandissimo Pierpaolo, come stai? Tutto bene? Dai, 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 mi fa tanto piacere che entri. Tutti i nostri amici, ciao ragazzi, bitrate fa schifo stasera, andiamo proprio bene. Bah, speriamo, il bitrate fa schifo, come mai che non c'è a casa neanche nessuno? A pochissimi kbit. Vabbè, speriamo che si veda bene, perché anche qua l'incognita è. Tutto bene, Marco Punisher Drums, ah, e come mi mancano le vostre chat con la mitica. Oh, salute, la salute Pierpaolo, un po' di spritz, che in realtà non è spritz, ma è ginger, però fa niente, noi facciamo finta che sia spritz. Un po' di spritzettino. Allora, visto la mancanza di. Salute, bello, grande, grande, salute anche a te, mi raccomando. Un bello sprizzettino, frac! Grandissimi raghi. Allora, raghi, oh, un bel gettone. Ciao, ciao, bello, come stai? Come stai? Allora, carriera singolo. Sinceramente, volevo provare a aspettare il mitico Sharder Design, che dobbiamo fare la carrierina con lui. Andiamo a prendere una macchina e una pista, così in Olanda si corre, no, in Austria, in Austria. Allora andiamo a provare un po' l'Austria, dai, andiamo a fare qualche giro in Austria. Finalmente Formula 1 22. Hai ragione, Frac, hai ragione. Dovete scusarmi, ragazzi, sto portando anche altri giochi. Ciao Team Fad, grande Diego. Allora, è bellissimo. A livello grafico è fighissimo. A livello macchina è fighissimo. Bisogna però prenderci la manina, perché sinceramente, Frac, all'inizio ho fatto veramente tanta fatica, eh. Ah, ecco, vedi, questa ha già un'erogazione di motore diversa rispetto alla Ferrarossa, eh. Vai tra! Perché c'era la linea che andava fuori lì? Ma lì si può andare fuori. Sapete, ragazzi, che questa cosa qui non lo so. Cioè, ma è consentito andare fuori con la curva lì? Non, perché c'era la linea questa blu? A parte che sto facendo cagare, però ragazzi, la prima. Sì, Frac, è molto bello. Adesso poi ti facciamo vedere la carriera.
e ti facciamo vedere anche l'online. Allora, l'unica cosa che mi aspettavo un po' più figa... Oh, dai che giochiamo, fra. L'unica cosa che mi aspettavo un po' più figa era il True Force sul volante, che sinceramente non c'è a livello di come Gran Turismo. Ah, ok, vuol dire, quindi, ah, ok, quindi ho fatto il giro sull'aio. Grande Drunk, il giro più veloce l'ho fatto su sulla. Perfetto, beh, non credo di fare un girozzo da paura con questa macchina qua, però è tutto allenamento, giusto Diego? Allora, Frac, se lo prendi poi corriamo insieme, ce l'ha Andrea, ce l'ha l'amico Diego. Eh sì, Tino, vabbè, poi questa macchina fa un po' schifo, però se prendo macchine un po' più performanti, probabilmente anche il giro verrà meglio, no? Ciao Frac, grazie di essere passato, ciao amico mio, stammi bene, salutami i tuoi amici e fagli iscrivere tutti i tuoi amici al canale di Marco Drums Games, mi raccomando, urca che legnata, ui sassolini che tiro su, ui sassolini. È vero, hai ragione. Oh, anche il taglio, vabbè. Allora, io avevo un piccolo problema, Diego, che mi partiva la frenata ogni tanto da sola, no? Bastava solo che sfioravo o appoggio il piede sul freno e frenava. Infatti anche in Gran Turismo mi sono accorto di sta roba, infatti facevo molta fatica col volante. Caspita, allora a un certo punto ho detto, non è che era zona morta del... Sai, magari un po' si sminchiano i volanti, le pedaliere, queste cose qua. E allora ho impostato la zona morta del volante un po' più alta e effettivamente era quello. Adesso non mi dà più quel problema. Ma quando fai il tempo, no? Della pista, non calcola anche il tempo con che macchina la fai, Diego? Cioè, nel senso, se io la faccio con una Ferrari, la faccio con questa qui, dovrebbe cambiare il tempo. Vabbè, il mio c'ha un anno e poi... Ciao Sharder, amico mio, andiamo? Andiamo in carriera? Buonasera, amico. Mamma mia. Allora, no, ti stavo dicendo, vedi il fantasma mio, no? Che è il mio giro. Però io l'ho fatta con la Ferrari. Non ti calcola anche il tempo con la macchina che prendi? No, il tempo è tempo, con qualsiasi mezzo. Vai, adesso arrivo, Sharder. Anche tagliare, alla fine, si guadagna. Cioè, dovrebbero calcolare, ok, il tempo sul giro. Ah, ok. Il tuo no, il tuo migliore, vedi, perché il mio è quello lì con la Ferrari, ma non riesco a starci dietro. Adesso cominciamo la carriera, ragazzi, perché l'altra volta io e l'amico Sharder l'abbiamo cominciata, ma era tutto da capire il gioco, e più che una carriera era un bordello. Niente, dai. Grande! Allora, Diego, tu vuoi farti un paio di partitelle adesso che non c'hai lì i tuoi, quel signore là che ti deve cambiare la sim, o possiamo fare la carriera e vediamo dopo se ci sei? Diego, fammi sapere. Ok. Insomma. Dai, allora facciamo la carriera e poi vi dirai se... Comunque poi la facciamo anche venerdì, sabato, domenica, quindi... infatti, vedi... No, lascia stare, vai tranquillo, stai solo in live che ridiamo, scherziamo insieme, vediamo se riusciamo a fare sta carriera io e l'amico Sharder. Allora. Elimina. Allora.
Esatto, senza problemi, senza problemi. Allora, io faccio così, raga, perché non era stato possibile fare una carriera fatta bene. Allora, Sharder. Allora, prima di tutto ti invito nel party e facciamo io e te perché se poi siamo in troppi, ragazzi, scusate, ma se siamo in troppi nel party viene fuori il solito bordello che non ci si capisce niente. Quindi lo faccio riservato. Dov'è l'amico Shardware? Marco Paschi. Ok, eccolo qua. Ok, Marco, ti ho invitato nel party così ci sentiamo, ok? Allora, cooperativa. Oh, ciao Marco! Grande! Ciao bello, scusa, stavo bevendo un po' di sprizzettino. Allora, tutte le Ciao piste. raga, anche Ciao buongiorno. bello. Ciao Mitico. Allora, aiuti, sterzata no, rifacciamo da capo, ok? Perché l'altra volta era un disastro. Traiettoria no. Controllo trazione completo, cambio automatico, ok? Vabbè, puoi mettere pure il Vabbè, manuale, in caso se manuale, non ti riesce ti esce manuale poi. manuale poi. Perché riesci il manuale? L'altra volta ho fatto, mi Fatto, sto mi sto prendendo una prendendo mano. una mano. Come vuoi tu, Carriera, allora, dai. carriera, sto facendo Facendo manuale, manuale manuale, pure in carriera. carriera. Ah, allora mettiamo il manuale, dai, così almeno è più figo. Bella, bella, grandissimo, Diego, mangiati un bel ghiacciolino la facciazza nostra. Solo la Solo la faccia di faccia di Marco, Marco, però, eh. Solo la mia. Oh, allora, aiuti, aiuti, aiuti. Ok, antibloccaggio. No, l'abbiamo già fatto, aiuti. Io volevo però correre con gli altri. Ci sono gli altri, giusto? Sei in Sì, carriera carriera 2, 2, sì. Ci sono me. ok. Formato delle prove, completo non posso toglierlo. Tentativo unico e breve o facciamo breve? Unico. Tentativo unico? E la gara la facciamo breve? 5 giri? Così facciamo tutte le gare del campionato? Sì, no, facciamolo così uno dall'inizio alla fine, poi al massimo possiamo sempre rifarne un altro e lo facciamo al 25%. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, amore. È arrivata Amigas. Amigast, subito. Ciao, Grande. Ciao, 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 ciao. Tra un po' arrivo. È arrivato il regalino, mio amore. Ah, grande. Che carino, Sadler. Grande, grande, grande. Ma non tutto questo Sì, tempo. è incredibile la chat. Ok, invita amico, absolutely. Quanta gente l'ha preso, ragazzi, eh? Ma lì? Conferma. Per prima cosa Ok, ti ho scegli il tuo invitato, eh? personaggio. Niente lì. No, così. Ma poi tocca la bomba. Marco, hai provato gli assetti? Non ancora, non ancora, Diego. Ti ringrazio che me li hai mandati, ma sinceramente arrivo a casa la sera troppo tardi e troppo stanco. Li proverò nel weekend, così poi ti so dire. Se mi trovo bene, ma credo che se hai fatto quei tempozzi lì tu, mi troverò bene senz'altro. Eh sì, sai com'è, oggi. Poi col caldo, Diego, è una cosa veramente pazzesca stare nel capannone, è veramente uno stress. Anche alla sera, ti dico la verità, a volte mi viene un po' quella cosa di dire non faccio neanche la live, vado a Oi, oi. letto o mi riposo con un film. Ok, 78, avanza, bella lì. Io l'ho fatto, eh? Vabbè, Non mi ricordo cosa casco, invito, invito. aspetta, devo. Ma sì, Ok, casco, quella roba scegli lì, se ne quale frega. team firmare. Allora, Scegli con che macchina attenzione. scegliamo, Una amico volta che mio? raggiungi la Formula 1, il team per il quale gareggerai si aspetterà buoni risultati. Io sceglierei un Alpine, che siamo a metà della griglia, non prendere proprio l'Alfa Romeo. L'Alfa Romeo è quarta. Pure l'Alfa. Alfa? Un attimo. Dai, Abbiamo dai, finito. Alfa, ci sta, Alfa Romeo Dai, ci sta. Ci sta l'Alfa, dai, ho già scelto l'Alfa. Aspetta che adesso ti invito, eh. Il giocatore è stata mandata. ok, me li vado adesso. Ciao, Ezio. Ciao, ciao! Ciao amico mio, ciao Diego! Ciao, Diego. Ciao, Diego.
Ok, in attesa di giocatori. Ti è arrivato o ti devo rinvitare ancora, amico mio? No, mi arrivo. Ce lo vedo. Ok, sta entrando allora, dai, pian pianino. Pronto. Il mio numero è molto fortuna. Ah, e si sta facendo anche lui la stessa cosa che avete visto da noi. Ragazzi, qua avete sentito che esce Ragnarok, eh? Esce God of War Ragnarok, ragazzi. Vediamo? Ghiaccio. Un po' di ghiaccio. Partecipa alla sessione. Bella che cominciamo, amici miei. Come state, ragazzi? Tutto bene? Sì, mio amore. Ok. Muori di caldo. Sì, muori di caldo, ragazzi. Allora, stiamo aspettando il mitico Sharder che sta finendo le impostazioni. Abilita lista piloti. Che cosa vuol dire abilita lista piloti? Oh, signor Lucas! Grandissimo! No, abbandona sessione. Come stai? Sì, siamo pronti. Siamo pronti a... Ah, ok, scusa, avevo sbagliato. Siamo pronti a correre, Lucas, grandissimo. Tu cosa fai stasera? Ti fai Predator? Oggi caccio il Fire Team con il... Ah, vedi? Il Fire Team con il Predator. Te lo stavo chiedendo del Predator, hai visto? Mentre te lo stavo chiedendo tu hai iscritto. Grandissimo. Ieri bella live e belle giocate, eh? Caspita, Zane Boy è veramente bravo, ragazzi, eh? Col mostro l'ha vinta 2-2, eh? Mamma mia, con Zane Boy, con Leonardo, DBD, a mostro, la gente quitta, eh. Oh, l'amico Sharder, ecco che è arrivato, dai. Madonna, ragazzi, io voglio che torni il freddo, così riusciamo a fare delle live fichissime insieme, eh. Un po' di freddo. Ok, fai avanzare il tempo. Ah, uè, TM! Mitico e mitica. Ciao TM, eh? Formula 1 2022. Ciao TM, grandissimo, come stai? C'è il mitico Sharder con noi, grande TM. Oh, vai alla presentazione dell'auto. Vediamo la presentazione dell'auto, ragazzi. Deve essere una presentazione incredibile. Vediamo. Wow. Beh, però è bella, eh? Diciamo la verità. È bella. Mi piace. Mi piace l'Alfa Romeo, mi piace un botto. Sì. Allora, ti dico l'unica cosa che non mi piace di queste macchine, sono quei cerchioni lì chiusi. Ti dico proprio la verità che non mi piacciono, però tutto il resto sì, dai. No, sto facendo insieme a Sharder, TM, è il mitico Sharder, la stiamo facendo in due. Più o meno l'Alfa Romeo, giusto? Sì, quello sì. Però non mi dice nulla quei cerchi lì. Però mi piaceva di più quelli di una volta, né? Sì, ok, ti dico che cosa cambia. In due rispetto che a uno? Beh, praticamente nulla, solo che siamo in due. Invece di avere il compagno robotico, ci abbiamo Sharderino dall'altra parte. Le prove libere ce le facciamo? Cosa facciamo, Sharder? Lo saltiamo tutto? È un piacere incontrarti. La possiamo saltare? O facciamo la... no, perché bisogna farla per forza, né? 30 minuti. Ah, non si può fare?
Non si può avanzare, scusami. No, non si può. Davvero? Dobbiamo farcela? TM, non posso. Devo farla per forza? Vabbè, basta, possiamo ritirare, no? Sì? Se no ci ritiriamo. No. Ma perché fa sta roba? Adesso io sto cambiando qualcosa che non riesco a capire che cos'è. Che cos'è che sto cambiando? Lunghezza della sessione. È quella poco, è questo, eh? Ah, sì, è vero, sei sito sotto. Vai, vai, ti spiego. Ok. Allora, vediamo un attimo che cosa succede. No, sta scrivendo no TM. Allora, vai alla prossima sessione. Non si può saltare, raga. Non possiamo dare le qualifiche. Vabbè, perfetto. Ci sta. Avanza sessione, ok. Puoi saltare, infatti, quello che volevo. Le prove libere, chi se ne frega, TM, cioè, sinceramente, adesso parliamoci chiaro, eh. Sì, sì, quello sì, quello sì. In teoria bisognerebbe farle. Le prime due si possono saltare. Vai, la prossima sessione. Facciamo solo la terza, allora? Sì, io sono la terza. Ma perché ci sta mettendo tutto sto tempo, scusami? In attesa del giocatore. Io faccio. Ok. L'online ancora non funziona, c'è stata una patch oggi, eh? No, allora quando vai? Hai box schiaccia quadrato, aspetta, eh. Aspetta che dobbiamo sentire il giovanotto qua. Sì, Button, va bene, sì, hai ragione, bravissimo, sì, sono d'accordo con te. Sì, infatti, chi te la fa saltare? Ok, grazie TM, perché sennò, vabbè, no, nel senso, si può anche correre, tanto si corre, sinceramente, anzi, quando faremo un campionato serio, io e Sharder, dovremo farli tutti, provare tutte le cose, però, insomma, adesso per fare un campionato veloce. Sì, le gomme con cerchioni brutti. Dai, vai, vai, dai. Oltre a una revisione degli accessori aerodinamici, queste nuove vetture si presentano molto diverse. Ma perché fa vedere la Ferrari poi che siamo la Romeo? Le fa vedere un po' tutte, sta parlando dei cerchioni e dei freni Alfa Tauri. E poi tra l'altro non so se vi siete accorti, hanno riciclato le facce, quella tipa qui con il cosino, col caschetto, c'è in tutte le scuderie. Incredibile, ragazzi. In attesa del giocatore, infatti c'è un cazzo di alla sera vanno da una, poi il giorno dopo vanno un'altra, sempre gli stessi sono. Allora, dice che col quadrato solo la prima gara della prossima può saltare normalmente. Ah, ok. Quindi se schiaccio, aspetta che adesso sto scemo, sta parlando. In queste sessioni più siamo felici. Tutorial. Allora qua, aspetta, devo ok. Quadrato. Programma, giro, mescola, vai a destra, ok, miglior tempo, assetto V, no, a sinistra, allora dall'inizio ho detto uno a destra, giusto? Qui. Carburante, familiarizzazione, ancora, aspetta ancora, abilita telemetria, giro, aspetta, non vedo niente, TM, asciutto, mi sa che non si può saltare sta rotura. Mi sa che è la prima volta. La prima volta non si può, né? Forse, dice Sciarderino. Ciao, mamma mia. Scorri il menu, aspetta il menu. A Sciarderino è uscito, grande, vai Sciarderino. Allora io vedo assetto, gestione, qui la prova, qui gestione carburante, familiarità e coso, e qui non vedo nient'altro. Mi sa che non c'è TM, sai, amico mio. Vabbè, possiamo fare la gestione del carburante, tutte queste cose qui volendo, eh.
Non possiamo? Non spingere troppo per adesso, la squadra è ancora verde e deve combattere. Infatti, forse perché era. No, aspetta, TM. Te lo dava sicuramente perché era in modalità. Che belle le coccole. In modalità singolo o in coop? In singolo te lo fa saltare, mi sa, sai? In coop invece fa sta stupidata qua. Ah, ok, in singolo sì, allora. No, in coop ti fa fare sta rottura. Ah, che bello. Si esce a 287 all'ora e c'è subito la curva quella. Dai, facciamo una cosa fatta bene, Cervellino. Almeno per me, parlo per me. Io non mi ricordo il Bahrain com'è. Sì, questo è il Bahrain. Al Bahrain? No, mono. No, davvero? Non mi piace. Io ci ho fatto 60 giri o 58 di cos'era Monaco, l'ho imparato ormai. Allora bisogna provare Charder a fare anche la cosa per la gara. Guarda che domenica c'è la gara se ci sei, Bisogna provare l'Austria e vedere se riusciamo a mettere i bot e se riusciamo a farla funzionante, perché è importante, sennò come facciamo? Non possiamo provarla la domenica, vedi che a provare la domenica poi. Ragazzi, ricordarsi le curve però è tanta roba, È un po' incasinata sta pista? Questa non mi muove. Ciao amici, benvenuti in live, siamo su Formula 1, carriera con l'amico Charder. Ciao Charderino. Buonasera. Grande Diego, in prestissimo hai fatto. Stiamo facendo il Bahrain, io e Charder. Diceva Andrea che più si butta giù la marcia veloce, più si riesce a frenare veloce. Vero, Charder? Come? Orca loca. Ma come mai questa curva qui? Ne è vero? Bisogna buttare giù più velocemente possibile. Andrea stasera non c'è. Ha detto che arriva domenica. Giulia e Lord non credo che vengano. Sì, bravo, allenati. Porca miseria. Ho saltato l'ultima curva. Ok, non è andata bene a sufficienza in questo. Ah, troppo lento mi hai detto. Troppo lento. Non capisco, bisogna fare verde o qual è la cosa bella? La cosa bella è viola. Però rosso è uno schifo. No. Allora adesso sto correndo solo con la frenata
Infatti. No, caspita. Allora, ce n'era una del 2022 che c'era, stai a un metro da non so che cosa, e quello non ho mai capito che cos'era. Oh. Ogni tanto la facevo, ma... Cioè, quella lì è un metro dalle cose, non stai distante, boh, non ho mai capito che cos'era quella roba lì. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Carla sta dormendo, eh. Ciao Gianmarco, grandissimo. Non devo andare fuori pista, ok, ok, fai. Eccolo qua, l'hai appena detto, guarda. Diego. L'ha appena detto. Non devi andare fuori pista. Ciao Gianmarco, amico mio, come stai? Noi siamo mega, mega smuerti. Diego, non devi andare fuori, boom. Grandissimo, grandissimo, sei mega scusato, sei mega scusato. Grandissimo, grandissimo. Cosa ha detto? Cosa ha detto Ciardellino? Senti cosa dice Ciardellino, Gianmarco. Non dite mai fuori da no? No, no, non te lo dico io, va che lo so che funziona. È una cosa che il cervello percepisce. Quando uno ti dice non andare fuori, boom! Tassativo che uno esce. Oppure contiamo tutti su di te, porca miseria, sono le parole più stupide. Ah, la traiettoria, Im, sì gioco a Fall Guys, però questa settimana non lo so Im, perché praticamente i compagni che ci giocavo, che è Morris, no non lo so perché si usura così presto. Beh, penso che perché sono macchine un po' non top. Però non lo so sinceramente. E quindi Morris e la mia amica Kimberly, che è Kitsune, dovevamo giocare a Fall Guys, non ci sono, quindi ho optato ieri sera per DVD Im, grandissimo. E invece stasera con la carriera con l'amico Shard, perché da quando è uscito il gioco non abbiamo ancora fatto la... Allora, programma completato. Scarso risparmio di carburante. Azz! Hai capito, Marchito? Quindi consumiamo tanto, Sharder? Vabbè. No, non so perché la Power Unit si consumi così tanto, Diego, sinceramente. Leo arriva alle 9:30, eh? Sì, te l'ho detto. Eh? Un po' di... Metti la traiettoria? No, rotto. Aspetta Gianmarco, cos'hai scritto che non ti ho letto? Scusami, eh. Stavo dicendo a mia mamma che mi portava un po' di gingerino. La traiettoria, eh? Lo so, amico mio. Ma come sul Gran Turismo volevo imparare... a vedere la pista e capire più o meno. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, grandissimi, come state? Facciamo un po' di Mega Formula 1. Volevo imparare Gianmarco a correre un po' più pro. Lo so, sì, infatti sinceramente a volte non mi ricordo proprio com'è la pista. Un secondo, mamma, adesso. Fare una, la prossima volta dobbiamo provare una gara insieme, assolutamente sì. No. Ok, tu come sei messo? Allora, Google ha detto, sono programmato C++, ha detto. Come sei messo? Vabbè. Va bene Google. Cazzo, adesso parte tutti Google di casa. Il bello è che una volta l'ho detto è abilita telemetria. Ok. Allora,
familiarità col tracciato, eh? Strategia di gara, vai, strategia, familiarità, vado con la familiarità io. Esci. Guadagni 2 secondi con la traiettoria. Addirittura? Chiudi mamma, non sei capace di chiudere la porta. 2 secondi addirittura, incredibile. E non so se si può mettere sinceramente, eh? Dai dai, proviamo, proviamo. Allora io in teoria non, vabbè, diciamo che non so, però vedi, tipo qua, prima me lo ricordavo che dovevo frenare subito. Ah, lì, adesso è Leo, amore, adesso arriva. Vedi? Seconda, vai. Me lo fa fare anche da dentro, quando sto giocando? Ah, ok. Diciamo che allora io sabato devo correre in Austria e non devo usare la telemetria. Infatti Charger mi sa che dopo dobbiamo andare a correre un po' in Austria, eh? Vabbè, il tracciato lo conosciamo, è il Red Bull Ring, no? Giusto? Guarda che l'amico Gianmarco dice che si corre 2 secondi. Si potrebbe fare la sprinter sicuramente. Possiamo farla stasera, cosa dici Charger? Facciamo questa, poi facciamo una sprint di... Allora, se correte in Austria ora possiamo farla, sì. Dai, facciamo Austria. Aspetta però che finiamo un po' di questa, perché sennò davvero non faremo mai niente. Ok, non faremo mai niente della carriera io e l'amico Charger. Caspita, ciao amici e amiche di Twitch, come state? Buonasera a tutti. Vediamo un altro per la gara. Di cosa? Posso fare tutti. Aspetta, Sardellino, scusa che sono preso a fare il giro, che c'ho le bandierine, dopo... Dopo mi dici cosa hai detto che non ci ho capito niente. Aspetta. Bimax, amico mio! Come stai? Siamo... C'è Bimax, Charger, grande Bimax. Siamo presi, giovane. E Oli, Oli, è Leo, è andato con i tuoi amici a casa adesso. Niente male, ora punta al viola. Allora, vediamo un attimo, 3 curve veloci, eh. Ma quanto devo farla quella lì? Ma che cosa c'è? Scusami. Beh, rispetto all'inizio, Bimax, che facevamo paura, io e Charles adesso siamo migliorati un botto, eh. Vero Charles? Oh, 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 l'ho appena detto, sono uscito. Vabbè, stai zitto, ma. Infatti. Grande Bimax, come stai? Come stai, amico mio? Olli. Vedo.
prova. Allora io sto facendo quella, sto provando a fare quella dei settori, no? E ti ricordi le prime? Mamma mia ragazzi, sono arrivato anche a dire, oh ragazzi, ritorno sul 2021. Ho detto anche questo. Le sto accannando tutte adesso, va bene. Sì. Lo so, ti seguo. Formula 1 è molto bello. Guarda, io adesso domenica farò Austria insieme all'amico Charles, vediamo se riusciamo a fare gara completa e sarà tosta, tosta davvero. Madonna, i primi tre non riesco a farlo, oh. Incredibile. Pronostico in Australia. Vincerà Marco Drums Games? Bisogna farlo pronostico, eh. No. Sei tu dietro di me? No. Ah, allora è qualcuno che mi è venuto addosso. Un Alfa Tauri. Gasly. Aspetta, cosa ha scritto? Contro Scharder. Pronostico. Ah, ok. Che vince Scharder o Marco Drums. Si può fare, si fa. Un abbonato. Orca miseria, no! Ragazzi, spegni sono... il motore, spegni il motore. Diego mi ha detto uno si è abbonato, mi sono andato a schiantare. Chi ha fatto l'abbonamento? Grazie, amici. Dov'è? No, non ho visto. Uno abbonato. Ma dov'è che non lo vedo io? Vabbè, dai, ti rovolevo così andiamo a qualificare. L'emozione, abbonato, ma dove? Non lo vedo l'abbonamento. Così lo ringrazio. Ah, abbandonato, no abbonato, ma va Diego, mi hai fatto schiantare per niente. Credevo che c'era un abbonamento nuovo di Twitch, Diego, mi hai fatto schiantare per niente. No. Non dite qualcosa che abbonato, abbandonato, è molto simile, eh. Social media devo prendere pure me. Oh, guardi. Abbonato, abbandonato. Ciao amici. Vediamo, dici che mi fa saltare adesso? Penso di sì, sai? Sì. Dai, facciamo la gara e poi andiamo a fare la prova a gara breve a Austria. O in Austria, forse sarebbe più italiano che a Austria, giusto? A Austria non esiste. Vabbè. No. Sì, vabbè, me ne frega niente, il canale mio dico a Austria, perché è meglio. Ciao amici, adesso andiamo a correre, tentativo unico ragazzi, fatemi mettere comodo sulla mia postazione divano di Formula 1 2022. Qui c'è Carla che dorme, la mitica Bragali, è stanchina, poi vediamo. Oh, amiga. È più meglio, bravo, sì, l'amica sta dormendo. Ok, è più meglio, mi piace. Olli, è Leo. Cosa fai che tutto sto casino? Fa. Ermeio. È detta alla romana però, Ermeio. Benvenuti, siamo al tentativo unico al Golfo del Qatar, del Bahrain. Non dite abbonamento, non scrivete abbonamento, abbandonato, tutte le parole con la A, per così. Marco, facci sta pole, bravo, così ti voglio. Dai. Allora ragazzi, entro in modalità corsa, non ascolto più quello che scrivete. Mi sono dimenticato. Calla, che ha già cannato, ho frenato un chilometro prima.
Hai ragione Gianmarco, che dovevo mettere la... Che miseria, Gianmarco, c'hai ragione. Mi sono dimenticato di metterla, io mi dimentico sempre tutto, madonna che qualifica del merda. Anche Verstappen con la IA mi ha dato paga, no dai raga, è un disastro. Contiamo su Charles. È tentativo unico Gianmarco, ormai dopo per la gara lo metto. Ah Diego, che schifo. Ciao, non filtrato! Oh, e come hai fatto? Come hai fatto a provare Formula 1 2022? Te l'ha dato l'Electronic Arts? Ah, vedi? Ok, mi piace sta cosa, così se ti piace. Ah, ok, non filtrato. Mi sembrava un po' strano, ti dico la verità. Probabilmente dovevano attivarla. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazze e ragazzi. Sì, guarda che hanno fatto una patch oggi, non so cosa hanno messo a posto, ma c'era un po' di problemi anche del... che si inchiodava, eh. Dimmi che hai fatto qualcosa di buono, Shard. Quinto? Grande Shard, ragazzi, dai. Facciamo un applauso a Sharder perché è arrivato quinto, bravissimo. Io invece ventesimo, quindi sarà una gara, bravo Sharder, sarà una gara veramente de fatica. sì, assolutamente, da ultimo a primo. Aspetta che devo mettere, come dice l'amico Gianmarco, metto solo il... le curvettine. Metteremo di più poi. Questa volta invece... il Sharderino ha fregato Marco Drums Games, eh? E ha fatto ciao amici amiche, come state? Tutto bene? Fa un caldozzo paura, eh? Pronostico, non c'è nessuno che me li fa i pronostici, Gianmarco. Aspetta, però posso farlo io il pronostico. Aspetta, eh? Aspettiamo un secondo. Pronostico. Allora, chi vince? Facciamo così. Chi vince? Ok, raga? Aspetta, Charles. Da noi sta piovendo. Oh, ma dove? Sta piovendo. C'è un temporale della Madonna. Ah, sì, tu sei di Reggio Emilia. Ecco, pure. Davvero? Da noi ha piovuto stanotte di brutto. Ciao, Manuelito. Allora, ragazzi. Domani non lavoriamo. Davvero? Perché se piove non... Marco, hai visto la mod del freno per il Logitech? No. Sì. La modifica del freno per il Logitech G900... No, dov'è che la vedo? Solo pioggia. Marco. Non filtrato di... Sì. Dice che praticamente... Allora, potete fare il pronostico, ragazzi, eh? Potete giocare con i soldini, eh? Chi vince, Sharder o Marco Drains? Vai su Amazon e scrivi... Oli, stai qui, amo. Allora, vai su Amazon e scrivi modifica. Hanno fatto la modifica. True break. Vince Shard. Dai, giocate. True break. Sono finite con loro anche le prove. Ora si fa sul serio. Ok, sentiamo la voce del tipo. Siamo pronti per il primo Gran Premio del Campionato Mondiale Formula 1 di quest'anno. No. Le occasioni di sorpasso non mancano lungo i 5,4 km del circuito internazionale del Bahrain. La migliore è in curva 1 e poi AX? Dopo la curva 4. 15 curve in totale, qui 6 a sinistra e 9 a destra, con il rischio di vedere... Ok, grandi ragazzi. Ma che cos'è, scusa? Devi smontare completamente... True Break V2, 23 kg verde, modifica pedale e freno per Logitech. Minchia, 79 euro. E cosa fa questa qui, scusami? Che modifica fa? Ti rende il pedale e il freno più lineare, più figo? Eccoci qui, nel 2022, all'inizio. Smonta la pedaliera, al posto della molla, metti questo affare, qua c'è l'elastometro. Oh, la madonna, ti... Ah, è vero, Gianmarco, porca miseria.
impostazioni, non lo ricordo mai, raga. Indurisce il freno, caspita. Fico, vedi che non si può mettere? Precisamente. Altro pure altro fico, sì, costa 79 euro, comunque. Non si può mettere, ragazzi. Gianmarco, non si può mettere. Allora, aspetta. Eh no, traiettoria non me lo fa fare. Ah, che palle. Vabbè, niente, dai, partiamo. Non si può, non si può, raga. Dai, 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 parte, parte, parte la gara. Lo devo far da fuori. Allora, anche giocando solo io e Sharder, la gente va tutta a scatti strana, eh? Avete visto come vanno a scatti strani? Va, 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 come... Ma perché fanno così i giochi di macchina ultimamente? Che vanno tutti a destra e a sinistra come GT, Sharder? Ma che bordello, dai! Ma no! Allora, la gara di Drums è ancora più in salita, ragazzi. Molto in salitozza. Sei ritornato ancora al ventesimo, dai. Andiamo un attimo. Attenzione, attenzione. Sì, penso proprio di sì. Ma che roba? Magari anch'io, perché poi sto streamando. Ho fatto la partenza male? Io malissimo, però sono 17esimo, dai. Possiamo farcela. Gli ultimi saranno i primi. Ma che stronzi, dai, mi hanno buttato fuori! Ma mi buttano fuori! Porca puttana, Conte! Ma dai, ma che cazzo, questa rola! Dai, va, ma più veloce con di me! Ma non ci credo! Sarà più dura di quanto pensavo la campagna giocata col mio amico Charger, eh? E comunque le gare sono imprevedibili, ragazzi, quindi può essere che ci sia... Orca! Ma dai, ma non è possibile, ma come frenano? Sì, ma frenano troppo veloci, io non riesco a frenare così. Cioè, devo andare lentissimo. Quant'è Charles? Non lo so. Penso che ha vinto già lui comunque, a prescindere. Non posso portare la No, non andiamo, non è, ma quello va bene, ci sta. Non dobbiamo arrivare primi, ma... Neanche ultimi, cazzarola. Cioè, vi vengono addosso, no? Oppure, se non vi vengono addosso, frenano in una maniera impressionante. Sì, sì, sì. Sergio Perez. Grande Perez. Dai, 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 dai. Ma per beccarli penso che li becco, raga, però. Cinque secondi e qui, se non sbaglio più, il problema è quando li becco che poi... Eh sì, grandissimo. Oh, non riesco a beccarle, è possibile?
Verstappen in giro più veloce. Sono andato, lo so. Sì. Ok. Ciao amici e amiche di Twitch. Stiamo correndo. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, amici miei. Arrivata. Non lo so perché c'ha i suoi amici qua. È arrivato un suo amico a stare con lui, quindi se penso che non mi caga. Domani sera facciamo Gran Turismo. Da qua il suo amico oggi e domani. Ce l'hai fatta? Quindi diciamo che Zane o gioca o fa Guys o a DBD. Eh sì Gianmarco, quello sì. Domani sera ci troviamo, eh. Non riesco a prenderlo con. Non riesco a prenderlo con. Certo, glielo dico. Adesso vediamo se riesco a far loro, perché dipende da me, non da lui. Io credo che ce la facciamo, ma il primo pezzo del Nürburgring, Gianmarco, è veramente tosto, eh. Gianmarco, non è tanto lui. Lui ha detto che li fa, e sono sicuro che li fa di parola, ma... sì. Urca loca. Bella, finiamo. Aspetta. Bella raga. È lì. No, non ce la faccio prendere, ragazzi. Incredibile. Buttato via la gara. Stiamo correndo con macchine inferiori, però... Sei arrivato? La faccio quasi girare. Alla fine. Ti ha fatto girare? No. Allora, adesso andiamo a riscattare il pronostico. Allora, scegli il risultato. Ha vinto Sharder, completa. Ok. Adesso dovrebbero essere arrivati i soldi, ragazzi. La Red Bull è stata perfetta in box. Grande vittoria. Il risultato del pronostico è Sharder. Invitami a farti. Cosa ha fatto la differenza? Oggi ha vinto chi ha dimostrato maggiore sicurezza in pista. Ok, perfetto. Allora, sono arrivati i soldi, siamo a posto. Allora, è stata fondamentale per capitalizzare gli errori degli altri piloti. Da lì alla vittoria. Direi che il passo è stato breve. Zero. Ah, non ha... I piloti si stanno avvicinando al podio. Vittoria spettacolare. È preso zero. Per la bene. La loro prestazione. Vabbè, vaffanculo, ha vinto. I Mythicoin, zero hai vinto. Wow, che pronosticone. Bello, bravo Sharder. Quinto. Aspetta che arrivi, fammi finire. No, 1030. Ah, ok, Ci sta 1030. Avete tutti scommesso per Sharder che vinceva. Grazie ragazzi, gentilissimi. Allora Sharder, andiamo a fare un po' Austria, eh? Dai, facciamo
Che sono già le 10, tra l'altro, porca miseria. Io Marco. Cosa vuol dire io Marco? Io solo dopo la qualifica. No, io per te. Oh, raga, ma che è stata di? Ah, no? Ah, grande, Bimax ha pronosticato per me. Grazie, amico mio. Tu sei un grande. Sempre. Fai avanzare il tempo e andiamo alla Arabia Saudita, usciamo, giusto? Così la prossima volta, Sharder, cominciamo da Arabia Saudita. Perfetto. Ok, invece di andare alla gara, grazie Sharderino, grazie Bimax, scusami, minchia, mi vengono anche le cose in strada. Ok, io esco. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, come state? Vada. Sì. No, la mia no, assolutamente. O Gianmarco, ieri. Marco, invitami nel party da Diego 09 Hyper. No, tu non sei di 09 Diego Hyper, però, scusami, tu mi hai mandato un altro coso bollente? Allora, allora dai, vai e gioco con lui, poi quando arrivi dopo continuiamo, eh? Sì. Vai pure. Sì, ma da due account. Ok. Quindi, allora. Ah, che strano! Sono veramente stanco, ragazzi. Allora, aspetta un secondo, eh. Creiamo la lobby. Quindi Sharderino lo possiamo invitare, ma viene dopo, ok raga? Quindi lui adesso è andato a mangiare. Allora, acciaio bollente devo cercare. Ma come ti invito, Diego? Quale dei due? Acciaio bollente o... Acciaio... trattino basso, bollent, ecco raga, dai, allora io se riusciamo a giocare online lo faccio volentieri, ti ho invitato Diego, e vi stavo dicendo ragazzi che domani sera invece facciamo il mega... aspettate solo un secondo che non mi vedete perché sto... Io ho capito di invitarlo, uno Diego e l'altro... Ok, boh, non so se ho fatto casini o quella la cosa giusta, insomma, vabbè. Devo poi fare delle serate esclusivamente a giocare offline, ragazzi, perché queste zone morte di, eccolo qua, di invitare, fare, sono un po' controproducenti per il divertimento della lobby. Quindi adesso vediamo se Diego c'è. Diego? Ciao bello. Diego? Ciao. Non ti sentiamo, Diego? Ora mi sentite? Adesso sì. Ciao, Diego. Ciao. Allora, io ti ho invitato già. E ti è arrivato l'invito? Sì, ovviamente. Ok, bravo. Che qui non possiamo aspettare troppo tempo, perché sennò i nostri amici si annoiano. Allora, ragazzi, bella lì. Io volevo... Oh, cosa è successo? Oh, grandissimo, via. Allora ragazzi, acciaio bollente è l'amico Diego che ha fatto una gran cosa fichissima, che è un team dove si corre, eh? Quindi hanno invitato anche me, infatti li ringrazio. Quando ci posso, le macchine, ma che macchina ci ha dato, scusami un attimo, così a caso, boh. Ma io posso mettere almeno... No, non posso mettere niente. Non posso mettere neanche traiettoria. Ah, proprio ci dovrebbe già essere. Boh, vabbè. Vediamo un attimo. Bella lì.
Sono già uscito, eh. Dai, dovevamo selezionarla prima. Assolutamente sì, Bimax. C'è Bimax che vuole entrare, a parte nel nostro team, Bimax, tu sei già invitato, che è Marco Drums Games Racing Team, che è MDRT. Tu sei mega invitato, amico mio. E poi, e dopo ti dico allora come far parte del team di Diego. Diego, dopo lo scrivi nella chat della live, come trovarti nel team. Che c'è il mio amico Bimax che vuole entrare. Oh, perfetto, perfetto. Guarda Bimax, che culo, si è liberato pure un posto. Dopo noi corriamo quando vuoi, Bimax. Nel senso, quando vuoi venire, vedi, tipo adesso sto correndo con l'amico Diego. Quando vuoi venire, si fanno le gare tra di noi e ci divertiamo, eh. Lasciamo io e te e basta. Che cazzo, non ho messo i bot. Ah. Mamma mia, ragazzi, io tutte le volte che faccio la lobby è un disastro. Ma poi che macchina ho io, scusa. È bianca. Sto correndo con la mia macchina, andiamo bene qua. Ah, generalmente il pomeriggio. Ah, ok. Lui gioca pomeriggio. Beh, ma anche loro lo fanno pomeriggio. Fate anche voi il pomeriggio. Alla mattina, ah, ok, cazzo. Vabbè, dai, appena lo fanno il pomeriggio ti faccio sapere, Bima. Tanto noi ci teniamo sempre in... Credo che a settembre. Cazzarola, 1.30? Grandissimo? Diego? grande. Allora, ragazzi, io devo avere la traiettoria. Devo mettere sta traiettoria. Perché non posso mettere questa traiettoria? Caspita di gioco. Ma uno non può metterla quando c'ha voglia? No. Ah, impostazioni. Vediamo se c'è. C'è traiettoria dinamica completo. Perché non mi viene fuori? Ah, aspetta. Solo curve. Ok. Ce l'ho. Adesso ce l'ho, ragazzi. Oh, adesso ce l'ho. Ma siamo solo io e te, eh? Sì. Ah, bellissimo. È un po' un casino partire. Ciao ragazzi, sto giocando con l'amico Diego. Riesco a partire io sul bagnato. Sì? Ah, io il bagnato lo odio. Hai visto quella la prima volta? Ah, no, io con queste macchine qui il bagnato non ho trazione, non ho capito perché. Eh sì. Abituato al 2021. Cazzo, ma sono 14 giri? Ma come ho fatto sta gara? A merda proprio, vabbè. Sì, Bimax, ma tu devi vedere senza aiuto di trazione. Devi vedere che disastro. È un disastrino, Bimax. Tu corri senza, Bimax? Cioè, tu calcola da quando do gas pieno a quando mi dà tutta l'erogazione a motore, passa tanto tempo, eh? Ancora no. Perché questo non ce l'hai, sta pista, l'assetto? Ancora no. Oh, grande Gianmarco. Zero aiuti, urca. Zero proprio, tutti? Sei forte, amico. No, io non ce la faccio. Stai bene, mo? Stai bene? Buona nanna. Solo curva. Sei
collassata, Marina. Allora, io ho provato, adesso mi sto facendo un po' come facevo in Gran Turismo, ragazzi, no? Che mi metto dietro un attimo e inizio a fare le cose con tutti gli aiuti, poi dopo prendo un po' confidenza con il gameplay del gioco, con le macchine, tutto, e poi inizio a togliere, no? Tipo adesso io, Austria, devo togliere completamente tutte le cose, anche queste qui, perché facendo... è l'amico Diego. Esatto, come Silverstone, bravissimo, perché voi calcolate di venire a vedere una live di 50 giri con le bandierine che vanno destra e sinistra, non esiste, capito? Grande, grande, grande. E allora praticamente... Eh sì, là era forte, eh. Ciao moglie di Marco, grande Bimax. E sta dormendo, perché muove la manina, ma è stanchissima, ragazzi, fa un caldo becco proprio. È un po' difficile adesso bere, eh? Scusa, ok, grande. Non problema, no problema. Il problema è che sto cavolo di gioco, che se ti viene rosso qualcuno ti spacca l'alettone, praticamente hai finito di correre. Non so neanche che impostazioni ci sono qua, eh. E allora adesso praticamente Bimax sto, e anche Gianmarco, sto correndo con, allora, il freno, perché è una rottura di scatole quando freni tanto che ti si blocca, sinceramente. E poi sto correndo con, sono 14 giri, raga, ho sbagliato, posso diventare un po' moderatore? Sì, non c'è problema, adesso poi vediamo un attimo, perché siamo già in 4. Però non credo ci siano problematiche. Adesso poi ne parliamo, mi conosco. Poi ne parliamo. Guardalo. Ok. Del gioco? Sai che non lo so? A me hanno detto che dovevano avere, che hanno messo a posto l'online e hanno messo a posto... Cos'era un'altra cosa che ho letto che secondo me non ha fatto, che non è vero però. Boh, c'era un qualcosa della trazione delle macchine. Però sinceramente io non ci vedo nessuna differenza, però. Ho fatto un giro di pezzo. Avrà messo a posto qualche problematica che è saltata fuori, ma niente di che. Però è un gigarotto, mi sembra. Forse anche anche c'era un sacco di gente che si bloccava il gioco online. Vedi. Magari è messo a posto per quello. Da ieri non succede? Dai, allora non è fatto. Sulle medie? Ma bisogna andare in box in 14 giri? Ah, davvero? Oh, cazzo. E bisogna cambiare le gomme allora? Questa sarebbe la sprint, giusto? 14 giri?
quello che dicevate tu e Gianmarco che fanno al sabato. Ah, sì. Dovrebbe essere tipo sprint, no? Sono 14. Ah, reale. Praticamente c'è il Vinci. Ciao, vince, 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 vince. Un po' di più, ah, un po' di più, ok. Sarà 17-18 giri allora. Ma a parte che questa qui è un'altra che non c'entra niente con la Austria. No, mi scazza tantissimo che bisogna andare dentro ai box a cambiare le gomme. 20 in auto. Ok, 20. Ma come sei box? No, mi hai fregato! Dura? No, Ah. Sì, vado in box. Ricevuto, ti fermi a questo giro. Da congelatore. E come la cambio la strategia, raga? Ancora non lo so fare queste cose. Certo. Ma non me la metti già in automatica, scusa? Forse mi prendi? Complimenti a te e alla crew. 14 16 18 porca miseria, 24. Sono entrato a pazzo, sì. Bellissimo, Diego. Adesso quando lo 60 all'ora c'è la curva lì. Dai, non è realistica la cosa. Sono frenato, è andata dritta. Poi non tiene una sega ste gomme. Ma che gomme? Era meglio se non cambiavo le gomme, raga. Non tiene. Ciao amici e amiche di Twitch. Benvenuti ragazzi alla live. Sto correndo con l'amico Diego e dopo arriva... Io vado. Ah, devi andare via Gianmarco, grandissimo. Stavi bene, dai. Ci vediamo domani sera? Gran Turismo 7? Ciao amico mio, buonanotte. Buona serata, buonanotte. Caspita, sono rimasto in testa per un sacco di giri e poi il grandissimo Diego mi ha passato, mi ha sverniciato. Ciao Gianmarco, grandissimo, buona serata, ciao ciao bello. È troppo dicevi? A domani Gianmarco, grazie di essere venuto. Però effettivamente guarda che queste macchine qua anche nella realtà si spaccano con niente, guarda qua che quanti problemi hanno. Lo so, però io un cammino su Guadagnino. Madonna. Ciao Gianmarco, buonanotte. Buonanotte. Diego e Gianmarco va a letto. Ciao Gianmarco, buonanotte. Ciao ciao. Si usano in fretta queste macchine, eh?
come va fuori. Io ti stavo vedendo, poi adesso non ti vedo già più. Grazie. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Grandissimi, come state? Caldozzo oggi, eh? Sto tenendo un secondo al giro, porca miseria, come mai? Vai forte! Lo sai fare bene? A parte che sei bravo, comunque ho visto già anche gli altri tempi che hai fatto nel gruppo. Io ho troppi giochi diversi e è un casino quando c'è Formula 1 è così, Gran Turismo è un altro, il Assetto Corsa è un altro ancora, non si riesce mai a imparare a... però tanto io, lo sai che io lo faccio per divertimento, quindi a me non mi interessa. E ti dico la verità, questa Formula 1 mi sta divertendo, eh. Ciao amici e amiche. Allora, all'inizio, non so se ti eri accorto quando l'avevo provato la settimana scorsa, no? Che c'era il giovedì o il venerdì che mi ero arrabbiato proprio, no? Perché ho detto, cazzo, ma non riesco neanche a stare in strada, assurdo. Però non era il gioco. Poi con la pioggia, no, guarda, con la pioggia mi aveva proprio tirato giù di morale. Ho detto, perché ho comprato questo gioco, ho buttato via i soldi. Invece poi pian pianino, non è niente male. Però chiaramente bisogna abituarsi, cioè siamo noi che dobbiamo abituarci al gioco, eh. Perché il gameplay è diverso. Invece io ci ho messo 2-3 volte. Vabbè, sì, certo. Anche perché poi mi serviva correre a Spielberg a me, non qua. Barei chi se ne frega lì. Devo fare la lobby a Spielberg. Cioè a Spielberg in Austria. Che devo correre domenica. Io provo a usare... Monza. Monza? Cioè perché non c'è la barba. Thank you.
Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Ciao amici e amiche, benvenuti e benvenute ragazzi e ragazze. La vettina di Formula 1 2022. Cacchiarola, sono andato un po' fuori. Ciao Raves! Grandissimo, come stai? Come stai? Allora, io ti dico la verità, sono stanco morto e sto prendendo mazzate sui denti dall'amico Diego, acciaio bollente mi sta massacrando. Grande Raves, comunque tutto il resto tutto bene, dai. Domani è l'ultimo giorno di lavoro, quindi poi ci facciamo venerdì sera, domani sera alle 21 Gran Turismo, cerchiamo di fare il Nürburgring Nordschleife. Ciao Willis! Wow, l'amico Willis è entrato a trovarmi, ciao bello, come stai amico mio? Grandissimo Willis, è la vita che non entri. Ho scaricato anche quel gioco là, bam bam, è entrato Willis. Grandissimo. Come stai Raven, come stai Willis, come state ragazzi? Oggi veramente giornata pazzesca. Non tagliare le curve, mi hai sgamato a Willis. Bellissimo il gatto verde di Willis, il verde, giallo, rosso, blu, di tutti i colori. L'unico modo che ho per poter stare davanti a acciaio bollente, ciao Sharderino, e tagliare le curve. Sharder, adesso facciamo un online in Austria, adesso vediamo poi se c'è anche Diego. Diego mi sta massacrando, Sharder, guarda qui che roba. Tutto bene, dai, saluta. Kim, che ha il cellulare. Ah! Grazie, grazie. Ciao Sharder, grandissimo. Oh, Diego mi sta massacrando. Oh, salutami la Kim, grandissima. Guarda che roba, guarda che massacrata che mi sta dando. Oh, rilassato perché domani relax. Bella lì Willis, così ti voglio. Bello, bello, bello rilassato. Relax, questa parola mi piace un botto, ragazzi. Rilassamento, il mio bel volantino, eh. Weekend lungo, bravo, bravo amico mio. Hai fatto bene a prenderti anche il venerdì. No, io no, c'è un botto di lavoro, stiro, rompi palle. E poi vogliono anche il lavoro tutto urgente, oh ma che cavolo. Ah, ciao amici e amiche. Sei all'ultimo giro. Eccomi, eccomi. Grande. T'ho visto, infatti sei qui davanti a me. Quasi non ci credevo ai miei occhi. Ah, però già mi stai dando via, quindi. Ciao Diego. Ciao Diego. Amico Sharder. Sharder Design, eh. Ti presento Sharder Design. Grandissimo. Illusione di Marco Trans che poteva batterlo, ma no, lui ce l'ha fatta, non è che si gira, non è che si gira, non è che si gira, non si è girato, non no. Si è girato, grande Diego, volevo,
Volevo. Bella, bella, boss, grandissimo. Oh, ragazzi, a me piace un botto divertirmi e giocare con voi, indipendentemente da quello che è il risultato, ma bravo, 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 Diego. Oh, pilota del giorno, acciaio bollente, grandissimo, grandissimo, grandissimo. Tu, Diego, adesso ce la fai, te la fai un'altra insieme a me a Sharder o devi andare? No, credo che ce la faccio. Vai, Diego. Vai, Diego. Il caso Sì, dai, non c'è problema, tanto. Ok. Però devo impostarla giusti, ragazzi, perché io devo fare Austria e ho fatto invece Bahrain, che non c'entra una sega. Quindi aspetta che devo... Vediamo come si fa a cambiare la pista. Impostazioni. Seleziona tracciato. Ok. Cianguello, cianguello. Austria, Red Bull Ring, giusto? Sì, sì. Allora, impostazioni lobby. Solo su invito. Allora, dobbiamo invitare Sharder. Regole bandiere non c'entra niente, feedback niente. Accessibilità. E aggiungi i nuovi IDA. Posso. Ah no, aspetta. Invitiamo prima Sharder. Eccolo qua. Sì, bravissimo, quello volevo fare. Quindi come si fa? Aspetta, impostazioni? F122. Sì. Infatti perché salva e carica le impostazioni. Aspetta che le salvo. Facciamo nome gare complete. Facciamo così. Così vediamo se è giusto, capito? Tanto al massimo cambiamo solo la lunghezza. Quindi, gare complete. Ecco, la lunghezza della gara. Struttura weekend, eccolo qua. Allora, classico no. Sprint gara. Allora, prove. Prove no. Tentativo unico. Medio, cosa no, 25 giri. No. Breve. Facciamo medio. E invece poi l'altro sarà completo quando giocheremo. Restrizione. E invece io volevo mettere l'IA. Come faccio a mettere l'IA? Allora, no, aspetta, io devo scegliere la macchina. Aspetta che devo scegliere prima chi sono. Ok. E voi avete scelto, raga? Io ho scelto. Perché non vedo le vostre scelte. Avete scelto chi volete essere? Io sì. Ok, Sharder, Mercedes, sì. E te non ti vedo. Ah, ok, Alpine. Va bene. Perfetto, allora le impostazioni devo solo capire come mettere, aggiungi la IA. Impostazioni. Ok, quindi devo andare sui piloti e scrivere IA da tutti, giusto? Sì. Ok, perfetto. Perfetto. Salviamo, così lo salvo, così se è perfetto. Ok, ho fatto e possiamo provare direttamente. Quindi usciamo e vai. Ok, eccoli qui la live. Sì, sì, vedi che ci sono gli altri? Sì, funziona così, funziona. Assegnare gomme per il weekend. Direi che va bene. Allora, perché cioè, seleziona le gomme e poi dopo non puoi cambiarle. Incredibile. Bello. Grande Willis, grandi ragazzi. Bella lì, bella Raves. Io provo a mettere il tracciato. Allora, vai. Non mi dire la pioggia. No! Ma no! Ma porca miseria, ma perché la pioggia? Mamma!
Vediamo. 2, 2, 2, 2. Chi è arrivato primo? Oh, grandissimo. Chiazza, la pioggia non ci voleva proprio però, bravo. Sono da quarto, molto strano. Io all'inizio pensavo a fare il cambio manuale, era automatico. Cambiavo solo le masse. Ciao amici e amiche, Wii Vertex! Grandissimo! Grande Vertex! Ma ho messo no assetti, quindi non penso che te lo fa mettere, però prova. Penso che te lo fa mettere. Vai! Vertex! Che lungo!